quest'anno? Perché? Beh, innanzitutto la grande novità, i Rioni si sono costituiti in associazione, hanno moltissimi figuranti, più dell'anno scorso, quindi sarà un corteo, quello della domenica pomeriggio, in cui la presenza rionale dei rionali sarà molto più corposa. Ci sarà poi anche un'edizione notturna diversificata, ma quindi aggiungeremo quell'emozione del notturno che il pomeriggio della domenica non possiamo avere. Ma sicuramente nella presenza del corteo, delle rievocazioni ospiti, tra cui, ci tengo a dirlo, anche alcune rievocazioni dalle zone terremotate, quindi tra Perugia e Marche, perché abbiamo voluto proprio dare a loro un'opportunità di partecipare, innanzitutto per avere un momento di distrazione, ma anche di promozione, così come ad esempio i prodotti di Norcia che saranno presenti nel mercato medievale. Ma tutto questo, più il clima di festa che si deve comporre tra le presenze degli artisti di strada, degli artigiani dimostratori, il mercato medievale che ha un'affluenza e una lista d'attesa, una cosa magnifica, che si svolgerà quello in Piazza Italia, avremo spettacoli, altre manifestazioni di tutti i tipi, un po' generate dai Rioni, un po' dal programma generale. E quindi tutto questo viene riassunto nella brochure che presentiamo oggi. Oggi è il 1° giugno, non siamo in ritardo perché l'anno scorso lo presentammo il 6, ma certo ci piacerebbe ogni anno poter arrivare prima, e sono sicura che ci riusciremo, perché ogni anno di più sarà una consapevolezza di che cosa rappresenta questa festa, l'unica vera festa di Perugia in quanto partecipata dai cittadini e quindi diffusa. Quindi dalle novità a quello che invece viene consolidato, ingrandito, arricchito, mi auguro anche stendardi per tutta la città o perlomeno per i percorsi dei musei.